Questa è Radioprotezione, terza lezione. Oggi parleremo di radioterapia, vari tipi di radioterapia, i rischi, conseguenze dal punto di vista biologico. La radioterapia si divide in tre categorie, ovvero tre applicazioni. Abbiamo la radioterapia esterna, brachiterapia, che può essere endocavitale, endoluminare, endovascolare, interstiziale da contatto, e la radioterapia metabolica, che invece fa uso di sorgenti che emettono radiazioni che non sono delimitate, ma possono espandersi omogeneamente nel corpo. E sto parlando di radiofarmaci, che possono essere assunti per via orale o parenterale. E sfruttano, se sono utilizzate per la ricerca di neoplasie, sfruttano l'avidità dei tumori, perché i tumori si succhiano tutto il radiofarmaco e questo le evidenzia. Le macchine utilizzate per l'emissione di radiazioni sono il betatrone, l'acceleratore lineare e il ciclotrone. Allora, il betatrone emette fasci di elettroni, mentre l'acceleratore lineare, sempre fasci di elettroni, ma anche mesoni. Dunque, i mesoni sono dei protoni che sono stati fatti scontrare contro una parete di berillio, mentre il ciclotrone emette particelle alfa, cioè i neutroni. I raggi gamma di solito vengono emessi da elementi o isotopi particolari. Per esempio il cobalto, oppure il radio 226, cobalto 60, CS137. In ogni caso, le radiazioni sono catalogate in base alla loro energia di ionizzazione. Quindi avremo radiazioni ad alta energia di ionizzazione e bassa. Quelle a bassa sono X, Y e gli elettroni, mentre alta energia di ionizzazione parleremo di protoni, neutroni e anche mesoni. Adesso arriva una parte del discorso complessa, perché scopo della radioprotezione, questa materia qui, è quello di calcolare qual è il rischio delle radiazioni. Dare una valutazione matematica, ecco, iniziare a parlare di evitabilità, di protezione da questo rischio. Allora, esistono delle unità di misura che classificano le radiazioni. Per esempio, si parlerà di dose assorbita misurata in gray. Si parlerà anche di tipo di radiazione e di sensibilità dell'organo o della superficie biologica sottoposta a radiazioni. La dose assorbita, se messa in relazione col tipo di radiazione, quindi gray fratto tipo di radiazione, darà la dose equivalente misurata in SV-sievert, ugualmente la dose equivalente messa in relazione, quindi fratta con sensibilità dell'organo biologico, darà la dose efficace, si indica con la lettera E. Questo era il discorso difficile. Fatto, finito. Adesso arriviamo alle cose interessanti. Quali sono gli effetti delle radiazioni sul corpo, sull'organismo? Dipende dalle aree colpite, quindi andiamo a vedere una a una. Sangue e midollo osseo avremo possibile carenza di eritrociti e quindi anemia, carenza di globuli bianchi, quindi leucopenia, carenza di piastrine, quindi possibilità di emorragie. In ogni caso, midollo osseo e sangue si riprendono in fretta. Il sistema nervoso centrale non è particolarmente soggetto a radiazioni, di più la colonna vertebrale, il midollo spinale e i nervi periferici. La tiroide tende a prendersi tutte le radiazioni, in particolare se il radiofarmaco utilizzato è a base di iodio. Il sistema linfatico, invece, beh, le radiazioni possono causare infiammazione dei linfonodi e della milza. Nell'apparato digerente, invece, avremo una particolare sensibilità alle radiazioni dell'intestino tenue, a differenza delle altre parti dell'intestino, che in questo caso la radiazione potrebbe comportare un'eccessiva produzione di muco, dunque occlusioni,
ma anche rotture, perforazioni dell'intestino, quindi ulcere. Nell'occhio le radiazioni interferiscono con la trasparenza della retina, quindi rendono la retina opaca, e questa è la famosa cataratta. I genitali possono comportare sterilità, ma anche mutazioni trasmissibili. I polmoni invece incamerano il radon, se viene utilizzato il radon, mentre cuore, fegato e reni rimangono più o meno illesi. Per quanto riguarda pelle e capelli, beh, sulla pelle potremmo avere degli eritemi, delle neoplasie, i capelli invece tendono a cadere, ma ricrescono appena si interrompe la terapia. Lo scheletro tende a accumulare stronzio e plutonio perché gli osteoblasti tendono a confondere lo stronzio con il calcio. Già a sentirlo così non suona granché bene. Ecco, ulteriore danno delle radiazioni da tenere a mente è che le radiazioni comportano la radiolisi dell'acqua, ovvero spezzano la molecola dell'acqua in composti che possono essere nocivi per l'organismo. Allora avremo gli ioni H più e o H meno, ma anche il perossido di idrogeno H2O2, che è super ossidante, HO2, se si considera che l'uomo è fatto da quasi il 70% di acqua. Ecco, questo crea qualche problema. A livello cellulare, invece, sappiamo che il danno è nel DNA, perché le radiazioni possono comportare, beh, semplice eccitamento, ma anche modificazioni del DNA possono avere effetti fenotipici, ma anche no, questo perché le cellule hanno degli enzimi che fungono da controllo, quindi diciamo che nella migliore delle ipotesi la cellula è in grado di rendersi conto della modificazione, c'è cioè un sistema di correzione e riparazione del DNA oppure apoptosi della cellula. Se invece cellula col genoma modificato continua la sua vita cellulare, ecco, potrebbero esserci degli effetti, ma non necessariamente. Ora, questi effetti potrebbero manifestarsi precocemente oppure tardivamente. Questo dipende se il gene in questione, il gene modificato, è immediatamente attivo oppure viene attivato più avanti. Dipende anche dal tipo di modificazione, perché tecnicamente una sequenza nucleotidica modificata potrebbe continuare a produrre la stessa proteina che produceva prima, no? Il DNA è ridondante. Gli effetti possono essere semplicemente somatici, ma anche ereditari nel caso colpiscano i gameti. Gli effetti possono essere catalogati in non stocastici, quindi deterministici, oppure stocastici e probabilistici. I non stocastici o deterministici hanno una soglia, ovvero una determinata quantità di radiazione che è necessaria per attivare la manifestazione fenotipica della mutazione. Nel caso invece degli effetti stocastici o probabilistici, non esiste una soglia, ma la mutazione può manifestarsi fenotipicamente con qualsiasi quantità di radiazione, ma potrebbe anche non manifestarsi, per questo si dice probabilistici. Scopo della materia radioprotezione è quella di individuare gli effetti, le cause, valutare i rischi e vedere quali sono le tecniche migliori per proteggersi dalle radiazioni.